Carissimi amici ed amiche, in questi giorni, quando abbiamo trattato il caso di Giulia Tramontano, e quindi dell'efferato delitto, da parte di Alessandro, quello che era il suo fidanzato, abbiamo parlato sempre e molto di narcisismo, questo pericolo, questo narcisismo patologico che è così comune in alcune persone da costituire proprio un pericolo di vita per coloro che incontrano questi personaggi che sono un po' subdoli e che veramente possono rappresentare un pericolo in quanto non ci si accorge della persona, delle caratteristiche della persona che si ha di fronte. Quindi non solo in questo fatto di cronaca di Giulia, lo notiamo in vari fatti, per cui volevo un po' trattare di questo narcisismo, seppur brevemente, perché è una terminologia anche un po' abusata, lo sento dire da tanti. Diciamo che la derivazione, diciamo, è dal greco, diciamo dal mito greco di Narciso, che era quel bel giovane, come tutti sappiamo, che rifiutò l'amore di questa ninfa chiamata Eco, e allora questa ninfa, che aveva ovviamente poteri eccezionali, cosa fa? Per punizione dice: vabbè, non hai voluto me, allora io ti faccio innamorare della tua stessa immagine riflessa nell'acqua dello stagno. Quindi così succede, questo giovane Narciso si innamora della sua immagine che vede proiettata, riflessa nell'acqua. Quindi rimane incantato di se stesso e rimane così vicino a questo lago a specchiarsi. Poi, diciamo un po' per compassione, si dice la leggenda che questi dei lo tramutano in un fiore, e quindi ecco perché insomma esiste pure il fiore, il Narciso. Quindi da questa leggenda appare chiaro che quando noi parliamo di narcisismo parliamo di un amore per se stessi che entro certi limiti è normale perché bisogna volersi bene, l'ho detto pure io tante volte, ma a volte diventa qualcosa di patologico, qualcosa di pericoloso, perché ci si fissa sulla propria immagine, che è un'immagine che noi pretendiamo che debba piacere a tutti gli altri. Quindi oltre un certo limite, ecco che si innesca il narcisismo patologico, in cui la persona, diciamo, si vanta continuamente delle proprie qualità, diciamo. E questo perché? Perché ha un bisogno costante e continuo di ammirazione. Un po' come abbiamo visto in Alessandro in Bagnatello, che aveva questa ostentazione, questo bisogno di attenzione anche nel suo lavoro, aveva bisogno di primeggiare, di essere ammirato anche da tutte queste donne che gli giravano intorno. Quindi gli altri sono visti solo come uno strumento, diciamo, per realizzare i suoi scopi. Il narcisista patologico non ha una empatia con le persone con le quali si relaziona, che riesce a capire le loro esigenze, che si adegua un po' alle loro esigenze, no. Hanno un modo di vedere unico, cioè il modo unico di vedere è il loro modo, mentre il modo di vedere degli altri essi lo considerano sempre sbagliato. Quindi è un po' quello che noi abbiamo visto in questi casi di cronaca, spesso che appunto si tramutano in eventi delittuosi. Però perché allora questi narcisisti a questo livello hanno bisogno di questa approvazione? Ve lo siete mai chiesti perché essi hanno bisogno dell'approvazione degli altri? Perché hanno una bassa autostima, cioè chi ha
ha un'autostima elevata, non ha bisogno che tutti intorno a sé dicano: ah, quando sei bello, quando sei bravo, quando sei questo e quando sei quell'altro. No, invece costoro hanno una fragile autostima e sono anche molto sensibili di conseguenza alle critiche e ai fallimenti, quindi non accettano, per cui non accettano critiche, non accettano fallimenti. Quindi questo Alessandro il Bagnadello non avrebbe mai accettato il fallimento, la crisi dei suoi rapporti, non avrebbe mai accettato e non ha accettato addirittura la solidarietà fra le due donne che gli avevano sbattuto in faccia il suo fallimento. Quindi cosa succede? Che a un certo punto, se questi soggetti non possono ottenere quello che vogliono, si arrabbiano e diventano violenti. Diventano violenti al punto da poter uccidere anche in una maniera così grottesca, così anche incoerente, cioè lasciando schizzi di sangue dappertutto, mettendo il cadavere nella macchina, cioè, cercandolo di bruciare nella vasca da bagno, cioè perdono qualsiasi contatto con la realtà, per cui tutta questa loro mania di grandezza crolla, crolla come un'implosione, un'implosione della propria personalità, facendo le cose più stupide. Figuratevi che in alcuni casi essi la violenza la dirigono addirittura su se stessi, con istinti di suicidio. Allora, questo narcisismo patologico non è che viene all'improvviso. Viene soprattutto quando non si coltiva una autostima. Io perciò ho parlato molte volte in passato di volere bene a se stessi, avere un'autostima, non dipendere dall'approvazione degli altri. Essi dipendono sempre dall'approvazione degli altri. A volte ci sono comunque anche delle cause, delle concause, diciamo, di fattori biologici, ma a volte dipende anche dell'ambiente pure nel quale da bambini sono vissuti, magari avere genitori troppo esigenti, oppure avere genitori o educatori che non ti valorizzano proprio per niente, ti danno umiliazioni, per cui alcuni di essi cosa fanno? Risolvono il problema sviluppando una sorta di senso di superiorità che poi sfocia in queste tragedie. E proprio nel campo sentimentale, volevo soltanto sottolineare questo, che proprio nel campo sentimentale il narcisista diventa pericoloso perché non si riesce a individuarlo subito, perché appare agli occhi di queste donne, appare come l'uomo ideale, capite? E perché appare normalmente ben curato, ben vestito, è un abile manipolatore, sviluppa una recita dell'uomo sicuro di sé, perché lui il manipolatore deve recitare di essere sicuro di sé, perché avendo una bassa autostima è tutto basato sulla recita. Quindi è come se fosse un gigante che ha i piedi di argilla. In realtà e al suo interno, invece, il narcisista patologico ha un grande senso di vuoto. E perciò, per questo che deve sembrare sicuro agli altri e deve avere il controllo sulle donne. E queste donne devono essere tutte per lui fragili, non donne di grande personalità, donne fragili, belle, fragili, sulle quali avere il controllo. E quindi così era pure Alessandro. Aveva il controllo sulle donne fragili e belle, e quando è caduto questo suo controllo è successo tutto quello che è successo. Se la donna si ribella o scopre, ecco che egli diventa violento, prima verbalmente e poi fisicamente. Quindi è qualcosa
da cui bisogna difendersi, e quindi specie le donne devono stare accorte a chi hanno davanti, a non farsi manipolare, a non avere a che fare con un uomo che voglia sempre e comunque ragione, che manipoli, perché altrimenti ci troveremo di fronte ad altri Alessandri in Pagnatello ed ad altre povere vittime, povere donne, vittime del loro sogno d'amore affidato a queste persone di tal genere. Quindi era solo questo pensiero che volevo oggi condividere con voi, e spero di essere stato utile, e quindi di nuovo buona domenica sera e buona settimana a tutti. Un abbraccio, ciao!